Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video aggiornamento finalmente sul naso, perché vi devo raccontare insomma cosa è successo quando io ho visto il mio naso senza bende. E perché in tanti mi avete chiesto questa cosa, ho provato veramente delle sensazioni terribili. Ma prima di iniziare vi volevo far vedere una cosa bellissima, quindi prima una cosa bella e poi una cosa brutta, una cosa bellissima di cui sono veramente veramente felice. Ragazze, finalmente mi è arrivata lei, l'aspettavo da un sacco di tempo, è la scatola della guida di Fitvia, adoro, cioè guardate qua, è bellissima questa scatola, veramente ragazze vi giuro è favolosa, già quando la ricevi a casa proprio una sensazione così di gioia veramente indescrivibile. E dentro cosa c'è? Ci sono tutti i prodotti che vi servono per mettervi in forma appunto per l'estate, c'è proprio tutto quello che vi serve, la potete comprare per voi o regalarla magari ad un'amica, a vostra mamma, al fidanzato, alla fidanzata, perché è davvero un bellissimo regalo. E dentro ci sono tutti i prodotti che uso io per stare in forma, quindi il Vanilla Slim Shake, la bottiglia, questa acqua rosa per prepararlo, il tè, il vanilla. Poi guardate qua cosa c'è anche, ci sono anche attrezzi per stare in forma, cioè la corda per saltare, ci sono i muesli, i cereali, ci sono tante cose fantastiche, la bottiglia, quest'altra qua. E poi, cosa bellissima, c'è una guida anche in regalo per voi, dove dentro ci sono esercizi, ricette, è veramente molto molto completa. E qua avete tutto quello che vi serve, vi fate la colazione con i muesli, questi qua tropical sono buonissimi, con pezzetti di cocco, adoro. Poi vi fate questo qua per gli spuntini e per sostitutivo dei pasti, il tè, le capsule dimagranti, c'è tutto ragazzi, tutto quello che vi serve, e la trovate sul sito Fitvia. Vi lascio anche il mio codice sconto, così potete approfittare dell'offerta che è Carlita10. Se inserite questo codice avete lo sconto e vi arriva veramente in pochissimi giorni, così iniziate già da adesso e raggiungete i risultati in 2-3 settimane, quindi veramente ve la straconsiglio, è bellissima. Poi tutta rosa, cioè io l'adoro, guardate, tiene proprio voglia di tenerti in forma, di metterti in forma con questa, quindi ho detto no, la devo far vedere alle ragazze perché è veramente una cosa fantastica. Io ve lo dico sempre, i prodotti Fitvia io li utilizzo da anni e per me sono favolosi, veramente veramente servono tantissimo. Ovviamente alla base un'alimentazione sana e un po' di attività sportiva, come può essere anche una camminata, però questi prodotti aiutano, sono proprio fatti bene e funzionano davvero, hanno ingredienti naturali, funzionano. Infatti io mi sto bevendo, proprio dato che adesso è l'orario della tisana, io la bevo la tisana 3-4 volte al giorno e adesso la bevo anche fredda con un po' di ghiaccio, è buonissima. Questa è la vanilla, appunto, quella là che ricevete anche qua dentro. Ragazzi, comunque guardate nel box info dove vi metto tutti i link utili e il mio codice sconto, vi ripeto, è Carlita10. Top, super approvati da Carlita questi prodotti, questa scatola è veramente meravigliosa. Tornati anche disponibili, volevo dire questa cosa, i gioielli Carlita Jewelry, perché erano finiti, li abbiamo rifatti tutti, quindi sia in oro che argento, le varie collane, luna, stella, cuore, i vari cerchi, guardate questi come sono belli. Io ho abbinato i cuori alla collana luna, quindi potete anche abbinare la stella alla luna, il cuore alla luna, insomma fare vari abbinamenti. Io poi, dato che li ho tutti, anche voi magari se ne avete comprati di più potete fare vari abbinamenti ed è bello anche indossare più orecchini, più collane, molto bello. E quindi niente ragazze, io ci tenevo a raccontarvi questa cosa perché in tante mi avete mandato un sacco di messaggi quando ho avuto questo momento insomma no, e quindi vi volevo innanzitutto ringraziare e poi dirvi cosa è successo, cosa ho provato io. Ho scritto un messaggio su Instagram dove appunto dicevo, un giorno stesso in cui sono andata dopo la prima visita dal chirurgo, che l'ho detto più volte ma lo dico di nuovo, si chiama Rubens Mattioli ed opera a Modena, infatti ho fatto su e giù e sono andata a Modena proprio apposta da lui perché è uno dei migliori, specializzato in nasi, e io avevo anche un problema funzionale per il naso, poi fa dei lavori molto naturali, comunque mi sono sentita di andare da lui, sono andata da lui perché mi ha dato molta molta fiducia, ho visto i suoi lavori, lo potete seguire anche su Instagram. Comunque se prenotate una visita ditevi pure che siete dei miei followers e che l'avete conosciuto insomma tramite me
sicuramente avrà un occhio di riguardo, anche se lui è bravissimo, lo stimano e lo apprezzano tutti. Comunque, a parte questo, poi vi racconterò meglio proprio la mia esperienza proprio con questo intervento, ve la racconterò, vi racconterò tutto, il dolore, se si sente, tutte queste cose qua, vi racconterò tutto. Adesso mi voglio soffermare su questa cosa, cioè che io veramente, ragazze, non ho mai provato una sensazione così brutta in tutta la mia vita quando mi sono stati tolti i cerotti. Vi spiego perché. L'ho scritto anche su Instagram, ho scritto finalmente l'ho visto, ho visto il naso senza bende e ho provato una sensazione di ansia, di delusione, cioè veramente sono rimasta sconvolta e non mi nascondo che ho anche pianto. È stata veramente una giornata bruttissima per me, dove veramente ho provato delle sensazioni veramente brutte. E in tanti mi avete scritto su Instagram questa cosa, che chi ha avuto questa esperienza mi hanno detto stai tranquilla, veramente valanghe, perché io ero sconvolta, ero in panico. Mi hanno detto stai tranquilla, non ti preoccupare, cambierà. Allora io vi dico, quando mi sono stati tolti i cerotti, io ho visto, mi sono vista nello specchio, non mi sono riconosciuta e proprio ho avuto una sensazione terribile, proprio, cioè la prima cosa che ho detto oddio, ma chi è? Cioè non sono io, cioè cosa cacchio ho combinato, vi giuro, cosa cacchio ho combinato. E poi il naso, vabbè, anche adesso è gonfio, era particolarmente gonfio, soprattutto gonfio qua, la punta già è bellissima, è molto molto carina, e era molto gonfio qua, quindi io mi sono vista sto naso che, immaginate me, che lo avevo così, cioè lo avevo stretto e un po' a gobba, mi sono visto tutto schiacciato e largo. Ho detto, oh mio Dio, ho fatto un guaio, cioè ho un naso a maiale, sono un maiale, sono diventata, cioè cosa cacchio ho combinato. E nel momento in cui l'ho visto, veramente ho provato una delusione grandissima, perché però ovviamente tu, dopo che fai l'intervento, ce l'hai un coperto nella tua mente, no? Soprattutto io che sono tanti anni che voglio fare questo intervento, la tua mente pensa delle cose, no? Un ideale di naso che tu vorresti, è impossibile che tu quando ti togli i cerotti dopo una settimana il naso è così, è ovvio. E io ho letto tante esperienze di ragazze che mi dicevano guarda è gonfio, ci vogliono mesi, addirittura anni per vedere il tuo naso, però non mi aspettavo, dicevo vabbè magari sai comunque mi piacerà, però sarà un po' gonfio, no, cioè l'ho visto e vi giuro stavo male, ragazze, cioè io cioè stavo nel panico. E la cosa bella è che sia il dottore che l'assistente, sia Dario, mi dicevano hai visto com'è cambiata. Dario che diceva com'è bello amore, adesso dobbiamo rifare tutte le foto, sai che lui c'ha la foto profilo con il mio vecchio naso, com'è bello, com'è bello. Io nella mia testa appena l'ho visto ho pensato oddio ho fatto la stronzata, è finita, veramente ho provato una sensazione di angoscia, ho detto cosa ho fatto, cioè quella non sono io, che ho fatto un guaio, vi giuro, no, una cosa a dirlo, una cosa a provarlo. E e ormai la mia testa, nella mia testa praticamente si era scatenata questa situazione di panico, ma penso che anche se non era proprio un attacco di panico, però mentalmente sì, cioè come una cosa che ormai la tua mente pensa in quel modo e non ci stanno santi, nulla, tu la pensi così. Scusate se mi esprimo in un modo non molto professionale, però cerco di trasmettere le mie emozioni, sto facendo questo video non tanto per sfogarmi o per il vostro supporto sì, mi serve, anche se me l'avete già dato tantissimo su Instagram, quando ho pubblicato quelle cose scritte su Instagram là avevo bisogno veramente del supporto, perché là stavo proprio male, cioè stavo proprio fuori, ho pianto per ore. Adesso comunque mi sono tranquillizzata, faccio questo video perché non voglio essere d'aiuto a quelle ragazze che faranno questo intervento e proveranno la mia stessa situazione. Voglio rassicurarle, voglio farvi capire che anche io ho provato queste cose e il 90% delle persone che fanno questo intervento provano queste cose, quindi state tranquille se vi succede, vi voglio dire proprio quello che è successo a me, quindi vi voglio preparare, perché magari se qualcuno l'avesse fatto con me io non stavo così scioccata. E quindi vi dico, Dario, io sentivo, cioè ormai ero in un'altra dimensione, sentivo Dario che diceva ah, bello, bello, la mia testa continuava soltanto a dirmi oddio hai fatto una cazzata, hai fatto un guaio, cosa cacchio hai combinato, non sei più tu, non sei tu, cosa, cioè tutte queste cose qua, vi giuro, tornando qua, cioè loro parlavano e a me la mia testa mi diceva solo queste cose.
E io tutto il giorno, cioè il mio cervello era bombardato, cioè ormai io, cioè mi sembro pure una stupida adesso a dirlo, però vi giuro che cioè, ho vissuto una giornata proprio di merda e tutto il tempo mi diceva Dario, faceva, ma quando mai? Io faceva, ma perché stai così giù? Cioè, non sto male, ho fatto un guaio, perché io sto male, non mi piace, a porcellino, a maialino, non mi piace, faceva lui, non ti piace, ma quello è bello, il naso che tenevi prima era brutto, poi la cosa per tre ragazze, prima avevi un naso brutto, prima nessuno. Nessuno me lo diceva, però lui faceva prima una sala brutta, adesso è bello, si sta bene, lui già mi diceva è bello, faceva mi gonfio, sì mi gonfio, ma già ti sta bene, comunque vi giuro è stato terribile, io tutti i giorni veramente non facevo altro che pensare a questa cosa che avevo fatto un errore, che oddio che avevo combinato, oddio come faccio ad andare in giro con sto naso, oddio come faccio a guardarmi nello specchio con questo naso. Per me veramente, poi dopo che ho pubblicato quella cosa su Instagram, in tantissime mi avete scritto questa cosa, tranquilla, respira, stai tranquilla, ascoltami, carità, questo non è il naso che tu avrai, non è il tuo naso, ascoltami, è un altro naso, cambierà radicalmente, il tuo naso è gonfio, ci vogliono dei mesi, è passata solo una settimana. E poi in tante, devo dire la verità, mi dicevano, fatti vedere, ci vogliamo vedere che sicuramente magari tu hai una percezione diversa, infatti anche nell'altro video, in tante mi avete fatto i complimenti, è bellissimo. È bellissimo, mio Dio, allora mi sono un po' sentita meglio sentendo i vostri consigli, le vostre opinioni. Quindi quello, il consiglio che posso dare è cercate di non fissarvi troppo sul naso, sappiate che quello non è il vostro naso, e ve lo posso dire che mi hanno mandato migliaia di persone, messaggi, tutti mi hanno detto la stessa cosa, cambia, non è quello, è gonfio, ma cambia proprio la forma, oltre a sgonfiarsi, cambia proprio la forma nel corso dei mesi e degli anni, quindi veramente stai sicura, te lo posso mettere per iscritto, mi dicevano le ragazze, stai tranquilla, te lo metto per iscritto, ho letto tutti i vostri messaggi, migliaia, cioè praticamente veramente non so, penso di aver ricevuto così messaggi tutta la mia vita mai, tutte mi avete detto la stessa cosa, stai tranquilla, questo è il tuo naso, cambierà, quindi io il consiglio che posso dare, non soffermatevi troppo sul naso, una settimana, pure un mese è poco, a me adesso sono passati 10 giorni, quindi è pochissimo e adesso infatti le toglierò le bende, però non ho il coraggio, sto male perché ho paura di provare di nuovo quella stessa sensazione e soprattutto fidatevi di quello che vi dice la gente che vi vede, perché la vostra percezione nello specchio è diversa ovviamente da quello che vi dice la gente, quindi se le persone vi dicono che stai bene, cercate di crederci. Io così ho fatto, anche se non ci credevo, cercavo di dare fiducia alle persone che comunque mi vogliono bene, no? A Dario, a voi, comunque a chi mi incontrava, agli amici. Diciamo che adesso mi sono un po' tranquillizzata e soprattutto vi voglio dire grazie, grazie, grazie per tutto il supporto che mi avete dato, perché veramente io mi sono aperta a voi quando ho scritto quelle cose su Instagram e dopo veramente mi sono sentita una stupida, perché ovviamente ci sono cose più gravi di un naso che non ti piace, però credetemi, in quel momento a me veramente mi è caduto il mondo addosso, veramente mi è caduto il mondo addosso e ho provato, cioè, una sensazione veramente bruttissima che veramente non auguro a nessuno e spero che se facciate insomma questo percorso, perché secondo me è un percorso, non è un'operazione e basta, perché comunque se per tanti anni ti sei vista in un modo, vederti in modo diverso, improvvisamente da un giorno all'altro, credetemi, è forte, l'impatto è forte e veramente ti viene da dire quella persona non sono io. Quindi questo voglio dirvi. Certo ci sono tantissime cose più gravi, perché alcune persone, giustamente l'ho detto, vabbè, è solo un naso, sono persone che veramente soffrono, sì, ma figuriamoci, metto le mani in alto. E veramente anche io il giorno dopo leggendo ho detto, vabbè, ma che stupida che sono, cioè che piagnucolo per queste cose. Però credetemi, non ho esagerato in quel momento, io veramente stavo male, io veramente ho pianto, non lo so perché. Ma veramente sono, io non piango mai, ma cioè, mi scendevano così le lacrime, cioè per me era,
Era una delusione, una tristezza, cioè il mio cervello era in panne, non capivo nulla, quindi perciò vi dico, ragazze, se dovesse succedere pure a voi, non vi preoccupate, state tranquille, sappiate che questo è l'iter naturale, perché è ovvio che all'inizio il naso è gonfio e non è neanche... Ovviamente all'inizio il naso finto, è ovvio che dopo una settimana il naso finto si deve assestare, deve intrecarsi con il vostro viso, insomma, e vi dovete abituare, soprattutto cambia forma, addirittura un ragazzo, perché poi io... Ho parlato con tante persone, troppo carino, mi ha visto un po' che stavo un po' giù, ma mi ha fatto vedere l'intervento che poi ha fatto sempre il dottor Mattioli, perché lui ha operato tantissime persone, veramente vabbè, una carriera trentennale, è bravissimo, lo conoscono e lo stimano tutti, anche questo comunque mi dà la fiducia perché lui comunque è un grande professionista. E infatti mi incontravano a Modena, Rubens Mattioli, Rubens, anche io. E quindi lui mi ha detto: guarda, ti posso far vedere una cosa, c'è la mia ragazza molto molto carino, non so se mi sta guardando, mi manda un bacio, proprio carinissimo. E lui mi ha fatto vedere con soddisfazione le foto della sua ragazza. Ha detto, guarda, appena l'ha fatto e mi ha fatto vedere le foto, appena l'ha fatto era veramente un naso a porcellino, cioè molto passato, sì, un anno se non erro, e mi ha fatto vedere le foto un'altra persona, un naso completamente diverso da quello appena fatto una settimana dopo l'intervento, e un naso bellissimo, così naturale che se non me l'avessi detto mai avrei pensato che l'avessi rifatto, un naso naturale, né troppo all'insù né molto carino, piccolino, adatto a lei. Quindi mi ha fatto vedere proprio dopo una settimana e dopo un anno ha detto: credimi, ti hanno detto 4-5 mesi, io ti dico ci vuole un anno perché l'ho passato con la mia ragazza, veramente ci vuole un sacco di tempo. Quindi questo voglio dire, ragazzi, questo video l'ho fatto per voi perché in tante mi state scrivendo che dovete affrontare questo intervento oppure che lo volete fare, e io, se posso aiutarvi in questa piccola cosa, vi voglio confortare, vi voglio tirare su. State tranquille, ragazze, perché se qualcuno l'avesse fatto con me io magari forse ero più tranquilla. Quindi se provate un sentimento strano quando vi vedete, state tranquille, veramente state tranquille perché ci vuole soltanto del tempo, quindi questo è quanto. E tipo 2 giorni torno a farmi la visita, comunque i cerotti domani li toglierò da sola perché il dottore mi ha detto che li posso togliere, quindi sicuramente nel prossimo video mi vedrete senza cerotti, finalmente vedrete il mio naso. Adesso però, dato che comunque voglio anche darvi qualche consiglio, però non so, questo video mi sembra un po' vuoto e non ce la faccio a fare un altro video perché sono veramente tantissimo impegnata. Ho inserito, vi volevo far vedere delle novità che ho inserito su caritashop.com, dei nuovi prodotti, e sono veramente felicissima e non vedevo l'ora di farveli scoprire. Ho inserito questa nuova marca che si chiama Alchemy, è veramente favolosa, ragazzi, una marca naturale e biologica di cui mi sono letteralmente innamorata, ragazze, è a base di superfrutti, quindi bacche di goji, tutti ingredienti naturali. Quando li ho provati veramente me ne sono innamorata perché sono particolari, sono veramente funzionali. Ve ne faccio vedere qualcuno. Comunque, se andate su caritashop.com li potete vedere tutti. Ci sono, ad esempio, questo qua è un siero per schiarente, quindi contro le macchie, contro le imperfezioni, schiarente e illuminante, Spotless Revolution. Poi ci sono vari burri anche per il corpo, abbronzanti, quindi ho detto delle cose che sicuramente possono piacere alle ragazze. Direi che ce l'abbiamo da pochi giorni e già stanno andando a ruba, perché in tante ormai voi che mi seguite li capite i prodotti quando sono buoni, quindi poi la novità, quindi avete voluto provare, in tante li state comprando, sono veramente buoni, ragazze, ve ne innamorerete, quindi sono contentissima. Questa è una maschera 2 in 1 Superfruit Mask, che serve sia come scrub che come maschera per illuminare. Essendo ricchi questi prodotti di acide della frutta, di sostanze appunto naturali, vanno moltissimo a illuminare il viso e la pelle, eliminano tantissimo le imperfezioni, brufoli, le macchie, punti neri, veramente veramente sono di qualità, sono prodotti sia viso che corpo. Una chicca troppo stupenda è questa qua, questa è la mousse detergente, veramente cercavo da un sacco di tempo una mousse per detergere il viso veramente naturale e bio, perché tante non lo sono, però facesse una bella schiuma, e questa è veramente fantastica. Adesso vi faccio vedere, anche se non sto in bagno, vi faccio vedere che bella schiuma, guardate che bella schiuma soffice, non sapete quanto è bello lavarsi il viso con questa schiuma. E tutti i prodotti, sono tutti i prodotti di questa marca, hanno ingredienti che rendono la pelle luminosa, la purificano a fondo, quindi eliminano le macchie, le imperfezioni, schiarenti, contro i brufoli, contro l'acne.
poi hanno dei profumi, adesso sto riniziando a sentire profumi ed è troppo bello perché ogni cosa ha l'odore e questi hanno dei profumi veramente buonissimi. C'è il peeling enzimatico, anche il peeling enzimatico è una cosa che vi straconsiglio proprio per rimuovere le macchie, le imperfezioni, chi ha segni post-acne, brufoli, tutte le impurità della pelle. Il peeling enzimatico è una cosa veramente top che rende la pelle veramente bellissima. Ci sono altri due sieri schiarenti, tutti i sieri sono molto molto leggeri e quindi sono perfetti per questo periodo dell'anno perché non ungono la pelle e eliminano le imperfezioni dal viso. Allora ragazze, il burro autoabbronzante, questo è un burro corpo che vi giuro quando l'ho provato me ne sono innamorata, veramente favoloso, un burro corpo rigenerante e nutriente che potete usare sia per elasticizzare la pelle, quindi per tonificarla, sia come dopo sole, e ha anche un potere autoabbronzante, quindi intensifica l'abbronzo contro le smagliature e tonificarla, e poi anche come dopo sole perché è molto lenitivo e ha anche un potere autoabbronzante, quindi prolunga l'abbronzatura e lascia un colorito naturale sulla pelle, quindi effetto autoabbronzante, veramente favoloso. Potete abbinarlo a questo qua che è appunto il bagno schiuma gel doccia, che anche questo ha un potere abbronzante, comunque è perfetto usarlo d'estate perché prolunga l'abbronzatura, non scolorisce l'abbronzatura e lascia comunque un colorito, una luminosità sulla pelle. Poi Needless No More è una crema giorno all'acido ialuronico, vi giuro fantastica, a parte che subito si asciuga, è leggerissima e poi contenendo acido ialuronico, collagene, è favolosa perché rende la pelle tonica, luminosa ed elimina le imperfezioni dal viso. Una crema giorno veramente fantastica, ve la straconsiglio, molto fresca e asciutta, quindi adatta a questo periodo. Questo qua è lo Skin Superfood, praticamente questo è composto da una serie di superfood come tutti i prodotti della marca Alchemy, che praticamente viene utilizzato come base sul viso, pensiero ai superfrutti, è ricco di vitamine e serve proprio per dare luminosità al viso, eliminare le imperfezioni, rendere la pelle più bella, no? E voi spesso mi dicevate: hai una bella pelle, cosa stai facendo? Io sto usando da diversi mesi questi prodotti e veramente ho visto i benefici, quindi spero che vi piacciono, ma sono certa che ve ne innamorerete. Questa è una maschera da notte, Calming Sleeping Mask, comunque venite a vedere perché ci sono tantissime cose. Questo è il triple siero alla vitamina C, poi c'è questa che è Better Than Botox, è un siero contorno occhi, appunto meglio del Botox, che ha un effetto veramente distensivo sulle rughe e sulle occhiaie, quindi un contorno occhi top. Sono prodotti veramente di qualità superiori, ne bastano pochissimo e sono efficaci. Poi c'è questo è abbinato al burro corpo, la linea corpo abbronzante, e questo qua è quella viso, è una crema viso che ha un leggero potere abbronzante e nello stesso momento schiarisce la pelle e la illumina e anche le dà un colorito sano, quindi è molto molto bella in questo periodo dell'anno. Questa è la maschera Revolution, è un'altra maschera veramente ricca di principi attivi, effetto idratante e nutriente, tipo quelle maschere americane glow che illumina il viso. Veramente tutti questi prodotti sono favolosi, io me ne sono innamorata, quindi penso che ve ne innamorerete anche voi. Box info, mi metto il link proprio alla sezione di questa nuova marca su caritashop.com Alchemy, dove per ogni prodotto ho inserito delle descrizioni veramente lunghe e approfondite, quindi potete leggere là tutti i consigli che vi do eccetera, vi metto il link sotto nel box info. Spero tanto che vi piacciono, vi aspetto su caritashop.com, vi mando un bacio grande e vi ringrazio ancora tantissimo per i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video senza nulla, quindi completamente, e spero che siate clementi con me, vi mando un bacio, ciao. Che tal?